Stasera allo Jarbas di Jesolo si svolgerà la finale regionale veneta del concorso di bellezza Miscola Terme 2023. Le 16 concorrenti che vedremo sfilare, prima in abito elegante e poi in costume da bagno, sono le vincitrici delle tappe di selezione che sono svolte sul territorio veneto durante l'estate. Soltanto 3 di loro però avranno l'opportunità questa sera di vincere e aggiudicarsi così la finalissima del concorso di Miscola Terme 2023 che si terrà il 22 ottobre alla Dogana Veneta di Lazise sul Lago di Garda. Sono i sogni nel cassetto delle nostre ragazze, ma pensate che alla finalissima del 22 ottobre alla Dogana Veneta di Lazise, la vincitrice assoluta del titolo Miscola Terme 2023 si aggiudicherà non solo il titolo e la figura di madrina per tutto l'anno del parco di Colaterme, ma soprattutto un montepremi del valore di ben 10.000 euro che fa sì che questo sia il concorso più premiato d'Italia. Stefano Cifo, organizzatore veneto del concorso Miscola Terme 2023. Ciao Stefano. Ciao Laura. Da quanti anni segui questo concorso come organizzatore veneto? Allora, sono 5 anni e quest'anno abbiamo fatto 2 selezioni in particolare, Verona e poi siamo andati a Treviso e abbiamo fatto una selezione davvero importante perché abbiamo fatto sia il più bello d'Italia che Miscola Terme. Infatti molti giornali e stampa locale ha riportato questa notizia. Adesso, questa serata, siamo alla conclusione, al nostro galà, al nostro finale regionale di Miscola Terme. E speriamo di trovare queste 3 bellissime ragazze e portarle in finale nazionale. E speriamo che proprio lo Jarbas, come l'anno scorso è stata appunto location della finale regionale veneta, porti la stessa fortuna che ha portato a Carlotta Roverato, che qui era stata fasciata e che alla finalissima poi ha vinto il titolo nazionale aggiudicandosi sia il titolo appunto di Miscola Terme che il premio, il montepremi di 10.000 euro. Sì, Carlotta Roverato ha vinto la finale regionale l'anno scorso e speriamo che anche questa sera la fortuna ci sia dalla nostra parte e porti il Veneto sempre alla finale nazionale a Lazise. Bene, allora un in bocca al lupo a tutte le nostre ragazze, ciao a tutti e seguiteci, grazie. Thank you.
Sono qui in compagnia di Anna Toniuti, la terza classificata di questa sera, con la fascia di Miscola Terme Blu Ema, laboratorio di emozioni. Una terza fascia importantissima perché consente ad Anna di andare alla fase della finale nazionale del concorso Miscola Terme 2023. Anna Toniuti, 19 anni, di Tarso, in provincia di Treviso, ha sbaragliato anch'essa le altre concorrenti aggiudicandosi il terzo posto. Anna, come ti senti? Sono super emozionata ma molto soddisfatta anche, è una vittoria inaspettata. Bene, però vedo che anche tu hai molta esperienza in passerella, sei giovane. Dove hai imparato? Beh, esercitandomi sicuramente a casa, quello fa la differenza. Assolutamente, allora alla finale sai che sarete molte di più, dovrai essere preparata, agguerrita e prontissima. Sì, prontissima. Dai, noi faremo tutti quanti il tifo per te e anche per le altre due tue colleghe e verremo a vederti, tutte a tifare anche per Anna Toniuti della provincia di Treviso. Grazie. Ciao Anna. Ed eccoci qui in compagnia invece ora della seconda classificata, la bellissima Beatrice Dotto, giovanissima anche lei, 16 anni, giusto? Di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, anche lei una bellissima ragazza veneta che porterà la bandiera del Veneto alla finale nazionale del 22 ottobre alla Dogana Veneta di Lazise. Allora Beatrice, questa vittoria? Non me l'aspettavo per niente, era pieno di bellissime ragazze, sono davvero contenta, grazie, davvero. Grazie. Complimenti, come pensi di prepararti in vista della finale nazionale? Perché Montepremi è molto alto, devi essere pronta, eh? Devo essere molto concentrata e darò tutta me stessa al 100% per portare in alto il Veneto. Bravissima Beatrice, noi tiferemo per te, quindi seconda classificata Beatrice Dotto. Grazie, ciao. Grazie, in bocca al lupo. Grazie. Siamo qui in compagnia di Beatrice Gelain, la vincitrice della serata, la nostra Miscola Terme Veneto, Palestre Dorian Gray. Allora Beatrice, tu hai 17 anni, sei di San Martino di Lupari, in provincia di Padova. Complimenti perché hai sbaragliato le 16, le 15, altre 15 concorrenti, perché eravate 16 in totale, e sei stata incoronata la più bella di questa serata qui allo Yerbas di Jesolo. Sei contenta? Contentissima, sono emozionatissima, sono contenta anche per le altre ragazze perché erano tutte veramente bellissime, infatti eravamo un po' agguerrite tra di noi, ma comunque sono tutte simpaticissime e sono contenta per la mia vittoria, giustamente, ma tutte si meritavano di vincere. Bene, tu sei giovanissima, però sei comunque molto spigliata, molto sveglia, vedo che in passerella, insomma, ti destreggi bene, hai un buonissimo portamento. Devo dire che porterai alta la bandiera veneta alla finale nazionale che si terrà il 22 ottobre alla Dogana Veneta di Lazise. Sei pronta? Pronta e agguerrita contro le altre regioni. E noi faremo il tifo per te, complimenti. Grazie mille, grazie mille.